nyt sitten voimme siirtyä eteenpäin. Meillä on seuraavana esityslistalla edustaja Varjatin mietintö akut ja käytetyt akut. Ja haluaisin ensimmäiseksi antaa esittelijälle puheenvuoron viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Per prima cosa voglio ringraziare le varie presidenze del Consiglio con cui abbiamo avuto modo di lavorare in questi quasi due anni e mezzo di negoziato, in particolare la Presidenza ceca con cui abbiamo raggiunto un accordo negoziale eh, su questo regolamento. Un ringraziamento poi al Commissario Sinkevicius e al Commissario Breton e alle vostre direzioni generali per il prezioso supporto durante la negoziazione. Un sentito ringraziamento infine a tutto il team negoziale per il clima sempre costruttivo su un dossier così cruciale per l'economia della UE. Basta guardarci intorno infatti per capire come l'utilizzo delle batterie sia già parte integrante della vita quotidiana di ognuno di noi e lo sarà sempre di più nei prossimi anni per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica da qui al, al 2050. La mobilità sarà infatti sempre più sostenibile, le nostre città sempre più smart e per puntare maggiormente sulle fonti di energia rinnovabile avremo sempre più bisogno di accumulatori. In una parola le batterie sono il pilastro su cui costruire il nuovo paradigma di sviluppo sostenibile. Lo scopo che ci siamo voluti dare con questo regolamento è quello di produrre in Europa le batterie più sostenibili a livello globale. Per farlo abbiamo definito misure che per la prima volta coprono l'intero ciclo di vita di un prodotto, dalla produzione allo smaltimento. Non è un caso che questo approccio olistico sia stato adottato per la prima volta per un prodotto come le batterie che nei prossimi anni vedranno aumentare sensibilmente il proprio utilizzo e l'applicazione in nuovi settori. Per dare qualche numero si stima infatti che l'utilizzo delle batterie per i, soli, per i soli veicoli elettrici aumenterà di 15 volte fra il 20 e il 35, senza contare che già oggi si stanno diffondendo sempre di più mezzi di trasporto leggeri. Questi dati tuttavia ci fanno capire come aumenterà di pari passo l'uso delle cosiddette materie prime critiche, come il litio, il nickel o il cobalto. Sappiamo bene come l'Europa sia povera di queste materie prime e oggi dipendente dall'importazione. Per riuscire a garantirci un'autonomia strategica, questo nuovo regolamento sulle batterie vuole sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie creando un quadro normativo per incentivare politiche di industrializzazione che utilizzino i principi di sostenibilità e di circolarità. Vogliamo evitare di ripetere gli errori del passato quando, ad esempio, i pannelli solari sono stati incentivati nel loro acquisto, ma non regolati nella produzione e nello smaltimento, finendo per beneficiare solo l'economia cinese. Più in dettaglio il regolamento in approvazione stabilisce i requisiti per la progettazione, etichettatura, omologazione, il fine del ciclo di vita. Impronta carbonica massima, contenuto minimo di materiale riciclato, standard di performance e durabilità sono i principali requisiti di sostenibilità introdotti per la prima volta per le batterie che devono puntare a diventare un benchmark per l'intero mercato globale e dovranno essere applicati ad ogni tipologia di batteria commercializzata nel mercato europeo, incluse quelle importate dai paesi extra UE. Le implicazioni non saranno solo industriali e commerciali anche per l'utente individuale cambia molto, a partire dalla possibilità di rimuovere da solo le batterie che diventerà obbligatoria, passando per una più chiara etichettatura trasparente e comprensibile per l'utente attraverso la creazione di un passaporto digitale per le batterie. I miglioramenti li vedremo anche sul fronte del riciclo a partire dai robusti obiettivi di raccolta di rifiuti delle batterie portatili fino alle percentuali giustamente sfidanti che l'Unione fissa per il recupero di ciascuno dei componenti delle batterie, in particolare per il litio. Il Parlamento ha insistito per rafforzare, oltre all'aspetto ambientale, anche la dimensione dei diritti sociali legati alla produzione delle batterie. Abbiamo reso per la prima volta le due diligence obbligatorie per un prodotto specifico con tutte le batterie immesse sul mercato coperte da queste nuove regole. Un vero passo in avanti per avere batterie più etiche. Questo quindi è un regolamento importante e invito il Parlamento a votarlo compatto come così compatta è stata il voto in Commissione. Grazie. Paljon kiitos esittelijälle. Kiitokset edustaja Akille-Variaattia. Sitten teollisuustutkimus- ja energiavaliokunnan nimissä puhuu edustaja Patricia Toija. Grazie Presidente. L'Europa non ha perso, come alcuni con il solito antiscetticismo anti europeo sostengono, la battaglia per essere anch'essa leader nella produzione e nell'utilizzo di batterie a grande capacità di accumulo. No, anzi, l'Europa entra nello scenario produttivo globale con un impegno a tutto campo, come ha ben spiegato il relatore collega Variati. Nella ITRE il nostro lavoro è stato proprio questo: esaltare la capacità di produzione innovativa, anche grazie all'Alliance for Battery, e per risparmiare. Materie prime preziose per riciclarle e riutilizzarle. Abbiamo in qualche modo anticipato Romatiria, le anche net zero industry. Il salto di qualità è proprio questo. Non ci limitiamo come un tempo a gestire lo smaltimento, ma partiamo dalla progettazione, da una visione di ecosistema industriale per contribuire alla indipendenza strategica dell'Europa. Non vogliamo lasciare che le batterie vengano prodotte solo in paesi extraeuropei, magari concorrenti sleali, dove non ci sono standard ambientali né di tutela del mondo del lavoro. È una is een hele grote uitdaging die Europa kan en moet Dank u wel, Manders, commissaris. Meneer Variati, rapporteur. Ik wil een speciaal woord van dank richten aan Simona Bonafé en haar assistent Marco natuurlijk. Vooral omdat ze een aantal punten uit de interne markt... Commissie hebben overgenomen, die heel erg belangrijk zijn voor dit dossier. Ik noem de Nationale Batterijhelpcentra's om het midden- en kleinbedrijf te helpen bij de invoering van batterijen en het gebruik daarvan. De testcentra's in de EU. Onderzoek naar staatsgeldsystemen voor consumentenbatterijen. Want we gooien nog veel te veel batterijen weg, en het is goed dat er een onderzoek komt om na te gaan of dat kan. Vooral ook het slimme laden. Van elektrische voertuigen die bidirectioneel kunnen gaan laden in de toekomst. Maar ook dat uh, elektrische voertuigen kunnen worden aangesloten aan gebouwen waar de zonnepanelen overdag de auto laden en s'nachts de auto uh, het gebouw van energie kan voorzien. Maar als laatste, misschien wel het belangrijkste: de invoering van een universele lader voor de verschillende. Categorieën van producten die uh, zorgen dat, uh, dat zowel de tuingereedschappen, de keukengereedschappen, uh, de telefoons, etc. Telefoons hebben over 13 jaar geduurd. Ik hoop dat de commentaris voor deze een stuk sneller zijn. En dan wil ik nog een opmerking maken, voorzitter, en dan sluit ik af. Uh, na deze batterijen is het ontzettend belangrijk om ook de netwerken te zorgen dat die voldoende stroom kunnen leveren. Want ik hoor heel veel klachten van bedrijven dat we slimme oplossingen moeten hebben, kunnen geen elektrische trucks aansluiten omdat er te weinig power is op de netwerken. Dank u vriendelijk. Dank u collega. Dank u, kiitos. Zitten commissionpolesta, commissionjäsen Sinkewitsius, hyvä. your president honorable members good afternoon and i would like to first of all of course thank the european parliament for all the hard work on this file we have come a long way since uh, commission presented its proposal on batteries two and a half years ago bringing together the european green deal and our industrial strategy and i have to say that i am very pleased with the outcome our transformation to circular and climate neutral economy must be powered by sustainable batteries they are essential for the green and digital transition of key sectors like mobility energy and communication and we have now sound rules and a powerful legislative toolbox firmly oriented to the future we ensure that batteries will have low carbon footprint and that they will be collected reused and recycled. And the valuable materials that batteries contain will be then used to produce new batteries. This regulation is an excellent example of the uh, change we want to make through our circular economy agenda. It is fully in line with Europe's drive uh, uh, towards open strategic autonomy. It strengthens the security of supply for raw materials and energy, which is now more important than ever before. And I would like to thank the rapporteur, uh, the shadow rapporteurs uh, and everyone else in the European Parliament who has been actively involved in this uh, file. Equally, I would like to thank all the Presidency teams of the Council. Today our great work together and tremendous efforts are bearing fruit, and this agreement is extremely timely. Many business decisions, investments are informed by the new regulatory framework, so should now move swiftly towards implementation. And the work on that is already well underway. New standardization rules uh, to support the regulation will soon go ahead. We are also drawing up rules for the carbon footprint for electric vehicles, uh, for electric vehicle batteries, and much uh, more is also on the way. If I have one uh, small regret, uh, it is the deadlines for the tasks given to the commission. they are very tight, and we will do our best to meet them. Uh, but as previously noted, i will ask for a statement be added to the minutes expressing our concern about the timeline of our implementation work. having said that, I would like to recognize the improvements of the text of the regulation that happened in the course of the legislative process. The substantial clarification of the legal framework for the Second Life batteries is one of those examples. There are many other examples, and they demonstrate how much of a collective effort this regulation really was. It is the finest example of our interinstitutional cooperation, and I'm extremely grateful for that. So congratulations to you all once again and thank you. Paljon kiitokset komission jäsen uh, Virginius Sinkevicius ja sitten antaisin puheenvuoron uh, Erik Berikvistille joka esittelee liikenne- ja matkailovalikon näkemyksen tähän tärkeään asiaan. Olkaa hyvä. Dear President Dear members of the parliament, we are in the middle of our biggest and most important transition the transition to a green society. Batteries have played a crucial role and will play an even more crucial role in this transition. In the transport sector, we can see how batteries now are powering electric cars, e bikes, e scooters, hybrid ferries, and soon also commercial aviation. But we are not self sufficient enough on these minerals. And in the Critical Raw Materials Act, we will look at how we can recycle more, as we do in, the, in this act. And we will also see how we can extract these minerals as carefully as possible. And also, together with the local population, extract these minerals and create the largest possible regional development. Batteries are truly powering the green transition. Thank you. <laughs> Tack så mycket för ordet.